Buonasera a tutti, benvenuti alla prima puntata di Semi di Luce. Devo dire che sono particolarmente emozionata questa sera di essere qui con voi perché finalmente vede la luce un progetto che mi sta molto a cuore, sia a me che alla mia equipe, che a breve vi presenterò. Ma intanto vi voglio spiegare un po' chi siamo e che cosa facciamo. Allora, Semi di Luce è un progetto che nasce dal desiderio di rispondere al bisogno di tante persone di raggiungere una maggiore consapevolezza di sé e dell'esistenza. Non si tratta di una serie di insegnamenti, bensì di un percorso educativo. Le due cose non sono sinonimi, perché insegnare significa portare dall'esterno all'interno qualcosa che è al di fuori di noi, mentre educare è esattamente l'opposto, significa educere, ovvero riportare in superficie qualcosa che è già dentro di noi. Questo progetto è aperto a chiunque abbia voglia di impegnarsi nel proprio percorso di crescita, sia interiore che umana. Ma non ci si deve aspettare qui che arrivino tutte le risposte, casomai è più facile che arrivino tutte le domande. Ecco, Semi di Luce è un percorso in cui andremo ad analizzare dei segnali, un po' come quando si va da qualche parte, si va a fare un viaggio. E abbiamo dei cartelli a destra e a sinistra che ci indicano da che parte muoverci e da che parte andare, ma non sono la destinazione. Ognuno di voi che ci ascolta potrà, dopo aver ascoltato, intervenire con delle domande, ma soprattutto potrà scegliere cosa fare di ciò che ha ascoltato. Di certo, quello che verrà qui esposto in questa puntata, ma anche nelle successive, è stato ben preparato, ma quello che è importante è che ognuno di voi possa raccogliere queste informazioni, farle proprie e confrontarle magari con la propria esperienza, con il proprio percorso, con il proprio sapere e soprattutto possa poi intraprendere una ricerca personale. Prima di presentarvi il mio team, quindi le persone che con me collaborano a Semi di Luce, vi volevo far vedere un filmato che vi racconterà perché questo progetto si chiama appunto Semi di Luce. Entro in una bottega e dietro il bancone vedo un angelo. Meravigliata gli chiedo: cosa si vende qui? E lui mi risponde: tutti i doni di Dio. Allora io chiedo: costano molto? Oh no, è tutto gratis. Mi guardo intorno incuriosita e vedo bottiglie di fede, pacchetti di speranza, confezioni di felicità. Mi faccio coraggio e gli ordino qualcosa. Allora mi dia per favore molto amore, tutto il perdono che ha, una bottiglia di fede, abbastanza felicità, un vasetto di pazienza, un barile di coraggio, speranza quanto basta e la salvezza per me e i miei amici. L'angelo mi preparò un pacchettino ben confezionato, ma così piccolo da stare nella mia mano. Allora domando: tutto qui? E lui sorridendo mi dice: mia piccola amica, il negozio di Dio non vende frutti, ma semi. Come avete visto, Semi di Luce significa che il nostro impegno è quello di fornire delle indicazioni in germe. Sarà poi a voi decidere che cosa farne e come utilizzarle. È importante che ciascuno di noi capisca che nessuno può dirci cosa fare e noi non dobbiamo delegare a nessuno la nostra esistenza, la nostra vita e tantomeno il nostro percorso spirituale. A questo punto, direi che è arrivato il momento di presentarvi il mio team e direi di iniziare proprio dalla persona che sarà un po' nascosta, ma non per questo meno presente, che è Chiara Gagliano, la nostra regista. Vieni, Chiara. Eccola. Buonasera a tutti. Ciao Simona. Ciao, ciao. Allora, Chiara Gagliano è la nostra regista, è lei che ci permetterà di essere in onda questa sera e nelle sere successive. Lei è una fotografa, è un'artista visiva e attraverso la fotografia Chiara,
vuole esplorare l'oltre, vuole esplorare l'invisibile. Quindi è un'esploratrice dell'invisibile attraverso un'arte che le è propria, che è appunto quella della fotografia e dell'arte visiva. E lei è un po', diciamo, il simbolo di quello che è la metafora, più che altro, di quella che è la vita, no? Perché fondamentalmente, pur essendo nascosta, la vedremo questa sera e poi magari qualche altra volta, è lei che ci permette di essere oggi presenti. Quindi ti ringraziamo, Chiara, per il tuo contributo. Grazie a voi, è un piacere. Ok, adesso invece presentiamo una carissima amica che è la protagonista, poi alla fine è lei che ci racconterà, diciamo che andrà ad espletare quelle che sono le tematiche che abbiamo scelto per queste puntate, che è Angela Francia. Facciamola entrare, eccola qui. Ciao Angela. Ciao a tutti, ciao, benvenuti. Ciao Angela. Allora, molti di voi già la conoscono, però per chi non la conoscesse la presento un attimo brevemente, poi avremo modo nel tempo di approfondire un pochino di più. Allora, Angela Francia è una canalizzatrice fin da piccolina, fin da bambina, e una theta healer, che poi ci spiegherà magari prossimamente esattamente cosa significa. È laureata in teologia e in filosofie orientali, è un'esperta di energie sottili, quindi nella consapevolezza che l'essere umano non è fatto soltanto di pelle, ossa, carne, ma è fatto anche di energia, quindi corpo, mente e spirito, e si occupa anche quindi di mindfulness, di psicologia olistica, di lettura dell'aura, registi akashici, insomma, diciamo che c'è un bel parterre, c'è tanto da raccontare di Angela, ma la scopriremo poi nel corso del tempo. Due parole su di me per chi non mi conoscesse: io sono Simona Hart, sono una giornalista e una ricercatrice spirituale. Nella mia esperienza di vita ho vissuto appunto delle esperienze sia dal punto di vista spirituale che umano molto forti, e questo mi ha spinta sempre di più a ricercare il senso della vita e soprattutto la mia missione. Una missione che è quella di divulgare conoscenza e di aiutare le persone a raggiungere la consapevolezza. Consapevolezza che sarà poi il tema di questa serata. Ma prima di passare al tema, vorrei concludere con due parole, quindi presentare quello che per me è ancora più importante di tutto e che siete voi. Voi che non siete soltanto un pubblico, ma che siete dei compagni di viaggio, delle persone che sono sicuramente alla ricerca di qualcosa, di un senso, di un perché. E questo secondo me è il luogo nel quale forse non troverete tutte le risposte, ma sicuramente avrete modo di porre delle domande. Quindi noi siamo aperti ad ascoltare, siamo disponibili a rispondere a tutte le domande che vorrete farci e anche magari a discutere su opinioni diverse rispetto a quelle che vi verranno proposte, purché tutto venga fatto sempre con rispetto e con buona educazione. Ok, allora direi che possiamo partire con la nostra prima puntata. Scusate la lunga premessa, anzi vi ringrazio per aver ascoltato questa lunga premessa, ma era doverosa in questa prima puntata. Allora, entriamo nel tema di oggi, che è la consapevolezza. Se ne sente tanto parlare, ma che cosa significa realmente? Che cos'è questa famosa consapevolezza? Di che cosa dobbiamo essere consapevoli e perché? E soprattutto, la consapevolezza è la stessa per tutti o ci sono delle differenze? Ed è quello che chiediamo ad Angela. Allora, intanto hai fatto una bellissima premessa, quindi penso che tutti abbiano capito cos'è questa nuova trasmissione, appunto, Semi di Luce. In questo caso tratteremo della consapevolezza. E che spesso ho notato viene confusa con la parola coscienza. Quindi a volte c'è questa confusione tra ah sì, sono consapevole, oppure ah sì, sono cosciente del fatto di... È quasi a dare lo stesso significato, no? In un certo senso, a queste due parole. E in realtà sono due parole ben distinte, ben diverse l'una dall'altra.
Infatti in inglese abbiamo due modalità di awareness, conscience, che va proprio a indicare la consapevolezza, un tipo di coscienza. La consapevolezza che cos'è? È quella che fondamentalmente poi arriva appena dopo la coscienza. Se noi comprendiamo che nel momento in cui c'è stato già il Big Bang, quindi parliamo proprio del principio del nostro universo, parliamo adesso del nostro universo, tutto quello che è accaduto in una condizione tale che dietro questa esplosione ci doveva essere una coscienza per poi arrivare a questo Big Bang. Nulla viene dal nulla, il nulla non crea. Quindi se ho parto dal presupposto che il nulla non crea, non ci poteva essere sicuramente neanche il Big Bang, che è materia, che poi diventa materia. Dietro questa materia, quindi prima della formazione di questo Big Bang, c'era una coscienza, possiamo chiamarla coscienza universale, possiamo chiamarla coscienza divina, ognuno poi può mettere i termini giustamente più appropriati, no? A questa coscienza, ma c'è una coscienza che diviene poi in potenza di azione, di atto. Quindi in questo la coscienza ha un ruolo determinante nella creazione. Non ci può essere creazione se dietro non c'è una coscienza, come dicevo, universale, una coscienza divina. Ogni singola cellula, ogni singola particella, dalla più piccola, quindi possiamo andare anche agli infiniti quark o alle cosiddette force string, quando la teoria ne parla, hanno una loro coscienza, hanno una loro vita, hanno una loro intelligenza, quindi possiamo parlare di questa coscienza. La coscienza è quella che poi ci riporta dal Big Bang universo a noi esseri umani, animali, vegetali e via dicendo, è tutto permea di coscienza. Come diceva Leibniz stesso, la coscienza, questa monade, no? Parliamo proprio delle cosiddette monadi, perché Leibniz ci parlava spesso delle monadi, come coscienze, unica e irripetibile. Ognuno di noi ha questa unicità. Dio, la grande coscienza, la grande monade, in un certo senso. E quindi, dove poi si raccolgono tutte le infinite monadi, no? Le infinite coscienze, in un certo senso. Quindi la coscienza ci parla in un linguaggio che possiamo io adesso semplificare in questa maniera, ovvero l'io sono. Quindi nel momento in cui mi risuona questa parola, e non parliamo di io sono Tizio o io sono Caio, io sono un medico, io sono uno storico, io sono un architetto, no, l'io sono è un qualcosa di molto più elevato. Certo. Io sono è esistenza, cioè io esisto. Saint Germain, saprei molto bene, ha spiegato molto bene cos'è l'io sono, e quindi capiamo che la coscienza è quell'atto dove ci dice io sono, io esisto. Non quello stato di coscienza dove noi parliamo di coscienza alterata, di coma, c'è coscienza, non parliamo di questo. Parliamo di una coscienza molto più elevata. Quindi Saint Germain ha definito questa cosa in maniera veramente molto molto bene, devo dire, perché ha dato un'espressione altissima al concetto realmente della coscienza in quanto io sono, come essere, come individuo. Quindi io sono innanzitutto coscienza, innanzitutto. Certo. Molti scienziati, questo credo sia importante dirlo, per tanti secoli, in un certo senso, ricercatori, filosofi anche se non tutti, perché avevano già compreso che la coscienza è qualcosa di molto più elevato e più di vasto, ma la medicina, diciamo tra virgolette ufficiale, la scienza ufficiale, per tanto tempo ha localizzato la coscienza nel cervello, ovvero nell'attività cerebrale. Io ho una coscienza perché il mio cervello sta funzionando, perché è un'attività cerebrale che funziona,
quindi quello sicuramente, e la scienza lì si è fermata. Ma a un certo punto ci sono state, diciamo, delle situazioni dove non era molto chiara questa situazione del cervello uguale coscienza o coscienza uguale attività cerebrale. Questo perché? Perché sono state fatte molte ricerche da vari ricercatori del settore, scienziati, che hanno compreso che la coscienza non esattamente andava di pari passo con l'attività cerebrale, tanto che quando avveniva la cosiddetta morte cerebrale, ok, o l'NDE, le cosiddette esperienze di premorte, quindi elettroencefalogramma piatto, ok, elettrocardiogramma anche piatto, quindi è clinicamente morto. Nel momento in cui l'essere umano tornava, ecco, in coscienza, tornava ad essere vigile, sveglio, e raccontava che cosa aveva visto e quali sensazioni aveva provato, dove si trovava, e queste persone vedono esattamente tutto quello che succede nel mentre sta accadendo quella situazione di, diciamo, di premorte in un certo senso. Giustamente i medici hanno raccolto tutte queste informazioni, chiaramente, fin tanto che le informazioni cominciano a dare forma ad una ricerca, fin tanto che un premio Nobel, Stevenson, che è stato un grandissimo ricercatore medico, ha fatto grandissime scoperte sulle sinapsi, disse a un certo punto che la coscienza effettivamente non risiede nel cervello. Il cervello è un organo, la coscienza non è all'interno di un organo, non può essere all'interno, cioè questo è abbastanza, credo, basilare. Quindi Stevenson apre le porte finalmente a qualcosa di grandioso, dove ci permette di comprendere che la coscienza è qualcosa di nettamente più elevato e sicuramente non è localizzata in un punto del corpo dell'essere umano, perché le attività cerebrali sono praticamente assenti, eppure queste persone continuano a vedere, a sentire, ok? Certo. Anche se da un altro punto di vista, ma continuano ad avere una loro attività di pensiero, in un certo senso, anche di sensazioni. Quindi cosa sta accadendo alla persona in quell'istante? Se il cervello è praticamente fermo, possiamo dire morto. Ecco che Stevenson comprende che la coscienza non è assolutamente nel cervello, è non locale. La coscienza è non locale, non ha una sede. La coscienza è qualcosa di elevatissimo. Ecco che torniamo appunto all'io sono, è quel qualcosa che ci identifica come sì esseri umani, ma come essere anche superiori. A un certo punto quella che noi chiamiamo particella di Dio, scintilla divina, ecco che è questa coscienza, in un certo senso, che ci richiama, ci ricollega in un certo senso al divino. Ecco Angela, io vorrei far notare giusto una cosa, che quando durante, nella scena del rovetto ardente nell'Antico Testamento viene chiesto a Dio di presentarsi in qualche maniera, di dire il suo nome, lui disse proprio questo: io sono colui che sono, ma è io sono alla fine. Esatto. Quindi quando tu parli anche della particella divina, che siamo noi la particella di Dio, poi alla fine è questo, io sono, è questo. Sì, sì, Leibniz in questo caso aveva dato già una grandissima spiegazione, perché aveva detto: noi siamo piccole monadi, all'interno di ogni monade c'è questa scintilla praticamente del divino, e questa scintilla, nel momento in cui finiamo questa vita, torna alla grande monade, cioè a Dio. Quindi questo è effettivamente ciò che siamo ognuno di noi, cioè siamo veramente una scintilla divina. E questa è la parte della coscienza. Quando io dico bisogna capire innanzitutto la differenza tra coscienza e consapevolezza, perché spesso si fa un po' di confusione nel adoperare queste due terminologie, appunto, di coscienza e consapevolezza. Quindi la coscienza, ecco, è questa parte non locale, non ha una sede, chiaramente, come si era presupposto tempo fa,
che era nel cervello, adesso si è capito benissimo che non è assolutamente nel cervello, quindi abbiamo qualcosa in più dell'essere umano, abbiamo qualcosa di sicuramente di divino in noi. E questa è la parte della coscienza che si estende non solo in questa dimensione terrena, a quanto pare anche nelle altre dimensioni non terreni. Quindi parliamo di una coscienza, come dicevo, non locale, che non possiamo localizzarla in un determinato luogo del corpo umano né in un determinato luogo di dimensioni. Quindi questo è molto importante capire innanzitutto la differenza. La consapevolezza. La consapevolezza è quella terminologia che dal latino ci ritorna appunto con il conoscere, consapevolezza, con e consapevolezza, conoscere. Quindi io conosco, so, ho un sapere. Ma questo sapere cos'è? È un sapere di studio? È un sapere di accademico, classico? Chiaramente no. Al massimo quello potrebbe essere una sapienza, una conoscenza potrebbe essere. Certo. Quindi la consapevolezza non è neanche questo, quel tipo di conoscere come ce lo descrive appunto la terminologia latina, non è neanche questo. È anche qui è qualcosa di un pochettino più elevato. Quindi la consapevolezza la possiamo abbinare appena dopo la coscienza. Quindi all'io sono mettiamo quindi coscienza, aggiungiamo la consapevolezza ci fa dire io so di essere io sono. Quindi io so consapevolezza. Di essere l'io sono, ok? Coscienza. Quindi la consapevolezza ci fa comprendere, ecco la comprensione, ecco la conoscenza, di avere quella consapevolezza di aver compreso che io sono. Quindi la consapevolezza viene di pari passo con la coscienza, ma come vedi sono due cose ben distinte, due argomentazioni ben distinte. Quindi la coscienza sì. Io sono. E io so assolutamente che io sono. Poi vorrei leggere un pensiero del professor Corrado Malanga proprio su questo argomento, una cosa molto breve, ma l'ho trovata molto, molto chiara e anche simpatica sotto un certo punto di vista. Ve la elenco. Dice: la coscienza è il punto di partenza della creazione dell'universo. La consapevolezza è l'idea che noi abbiamo della coscienza. Quanto siamo consapevoli di essere coscienti? È un po' come avere 1 milione di euro in banca e non saperlo. Quindi essere ricchi, essere la scintilla di Dio e non saperlo è davvero come avere 1 milione di euro in banca e non essere a conoscenza. Quindi ringraziamo il professor Malanga per questo meraviglioso pensiero, ma è veramente chiara la metafora, ecco. Esatto. L'io sono, in quanti hanno compreso la definizione dell'io sono? Quando ci dicono, ma io sono avvocato, io sono architetto, io so, utilizzano questa magic, perché possiamo dire che è una parola magica, una frequenza altissima, io sono, ma la usano in maniera sbagliata. La mia professione è, non io sono, esatto. Io sono è molto più elevato da essere un professore, un architetto, un medico o quel che vuoi. Quello è il ruolo che tu hai scelto di vivere in questa vita. Hai scelto, hai potuto anche non scegliere, ma comunque stai facendo questo ruolo. L'io sono è qualcosa di molto più elevato. Quindi lì andiamo su una coscienza elevata. La consapevolezza è questo, cioè è di comprendere questa magia dell'io sono. Questa magia, come hai detto bene tu, hai ripetuto di Malanga, sapere di avere questo denaro in banca, cioè io ce l'ho, ma non so di avercelo, ok? Sta lì, ma no. Non so che ce l'ho. Quindi è un po' come noi esseri umani abbiamo dei potenziali veramente enormi, forti, e non sapere di averli, e quindi se io non so di averli, non posso neanche sfruttarli. Esattamente. Come faccio a potenziare un qualcosa che io so
che non ho, di non avere. Se certo. Allora, ho sentito parlare spesso di essere scintilla divina, siamo esseri divini, eccetera, 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 eccetera. Ma mi ricordo, ascoltavo adesso un professore, adesso non mi ricordo il nome di una conferenza di un professore, dove diceva: ma sì, io ho sempre saputo queste cose fondamentalmente, beh, le ho sempre studiate da 20 anni, ma a un certo momento della mia vita mi è venuta come una sorta di illuminazione e ho preso consapevolezza di chi sono. Ecco, hai dovuto avere una sorta di illuminazione. Quindi non è detto che il momento in cui io la comprendo mentalmente a livello, diciamo, di logica, esatto, io abbia capito e sia entrato nella consapevolezza. La consapevolezza è un qualcosa di molto intimo, di talmente intimo e personale, che spesso, ecco, può passare una vita intera e diventi consapevole alla fine del percorso. Certo. O attraverso degli strumenti, dei mezzi, puoi divenire consapevole chiaramente molto prima. Perché la consapevolezza ci darà e ci dà modo di osservare la nostra interiorità e quindi il nostro mondo esterno in maniera completamente diversa da come siamo noi abituati a vederlo. Certo, e non soltanto noi stessi, ma anche le persone, perché nel momento in cui noi diventiamo consapevoli di essere io sono, quindi diventiamo consapevoli della nostra coscienza, guardiamo anche in maniera differente le altre persone e quindi lì poi vanno a decadere tutte le problematiche sociali, tutte le ingiustizie sociali, i conflitti, le maldicenze. Poi spiegheremo magari in un'altra puntata il maldire, no? E il benedire, che cosa significa. Sono tante le cose di cui parleremo sicuramente. Vorrei, Angela, farti una domanda, perché stanno iniziando ad arrivare, quindi te la metto in sovraimpressione. Giuseppe chiede: la coscienza può essere il nostro corpo spirituale o eterico? Ecco, come dicevo prima, la coscienza è qualcosa di chiaramente non locale. Quindi nel momento in cui parliamo di corpo spirituale o eterico, parliamo di un corpo. Giuseppe stesso parla di corpo spirituale e corpo eterico, quindi parliamo di un corpo, anche se è un corpo sottile, perché siamo i cosiddetti nostri corpi sottili, che possono essere il corpo appunto eterico, spirituale, buddico, mentale, causale, no? E via dicendo. Ma è pur sempre un corpo, una parte, tra virgolette, la metto, locale. Mentre la coscienza è qualcosa di nettamente più superiore a qualsiasi corpo e a qualsiasi identità, che possa essere sottile o materico. Ecco. Spero che sia stato chiaro. Sì, sì, certo. Poi avremo modo anche di questo, ne parleremo magari in maniera molto più approfondita e ampia in una puntata dedicata, quella dei corpi sottili, no? Così sì, andiamo anche a definire anche questo. Ci sono tanti commenti che stanno arrivando. Elevarsi non lo si fa con la logica, ma per introspezione. Esattamente. Mi pare leggo Petrusca. Okay. Petrusca. Esatto, sì. Ha detto una cosa molto giusta. Per introspezione, chiaramente, la logica non porta da nessuna parte, o perlomeno usiamo la logica per ciò che ci può servire, diciamo, a livello mentale. Ma assolutamente con l'introspezione, perché la consapevolezza è un lavoro interno. È un lavoro interno a noi stessi, che ognuno può fare solo per se stessi, assolutamente non può farlo per le altre persone. Quindi nel momento in cui io faccio una introspezione, uso la stessa parola che ha usato lei, su noi stessi e quindi ognuno su di noi, cosa accade? Accade questo, che in un certo senso avviene una sorta di trasformazione. Guardate che quando si va nella consapevolezza accade sempre una trasformazione, e la trasformazione non è solo interna, interiore. La trasformazione di una persona consapevole accade anche a livello esterno, cioè nella nostra realtà che ci circonda. Perché questo? Perché parliamo adesso anche di campo quantico, ovvero se io faccio un salto quantico di coscienza interiormente, è chiaro che anche la mia realtà cambia. Io lo vedo nelle mie sessioni, quando io faccio le sessioni con le persone e la persona che io seguo arriva piano piano
ad acquisire questa consapevolezza con un percorso di crescita, paradossalmente, dici stranamente, no, è così. Cambia anche la vita esterna, cambiano le persone intorno, cambia la vita esterna. Ma perché questo? Il cambiamento esterno avviene dopo il cambiamento interno? Perché è un riflesso. Siamo nel campo quantico, quindi è un riflesso. Se io interiormente ho fatto una trasformazione, ho fatto un'evoluzione, quindi non un'involuzione, un'evoluzione, cosa accadrà alla mia vita esterna? Che farà un passo in avanti, sarà un percorso di evoluzione e di conseguenza la mia realtà si connette con la mia interiorità. Guardate che ciò che noi guardiamo come esterno, la nostra materia che ci circonda, chiunque adesso possa guardare e riflettere su questa cosa, è un qualcosa di, come dicono gli scienziati, di irreale. Andiamo adesso su qualcosa di un pochettino più alto. Ciò che percepiamo è tramite i sensi, ok? Tramite il campo quantico. Quindi il cervello prende queste informazioni e crea e vede la realtà. Certo. Vi siete mai chiesti come mai, nonostante noi dormiamo con gli occhi chiusi e stiamo dormendo, ma noi la notte facciamo dei sogni molto chiari, visibili, con i colori, con le sensazioni, con gli odori, addirittura a volte sembra di sentire con il tatto. Come mai vediamo? Eppure abbiamo gli occhi chiusi, eppure vediamo delle cose pazzesche, a volte dei sogni veramente straordinari. Cos'è che allora che ci fa vedere? Sono gli occhi, che è un mezzo, uno strumento che deve codificare delle vibrazioni, diciamo, no? delle onde, delle informazioni che poi porterà al cervello. O c'è qualcos'altro? E quindi noi siamo noi che a un certo punto, in base alla nostra evoluzione, quindi in base alla nostra consapevolezza, creiamo le nostre realtà, non la nostra realtà. Perché poi sai benissimo che le nostre realtà possono essere infinite realtà. Ma come scegliamo questa realtà? La scegliamo sempre attraverso un percorso di consapevolezza. Maggiore la consapevolezza, maggiore la possibilità di scegliere una realtà che migliora la nostra condizione di vita e quindi il nostro mondo esterno, tutto ciò che ci circonda. Assolutamente. Jet Red ha suggerito una cosa che stavo pensando anch'io, il famoso chiodo nel muro. Anche questo è un'eredità, un lascito del professor Malanga, che raccontava un giorno che magari noi viviamo nella nostra casa da anni e un bel giorno ci accorgiamo che sul muro c'è un chiodo. Magari è lì da 20 anni questo chiodo, ma non ce ne siamo mai accorti. Da quel giorno in poi, ogni volta che entreremo in quella stanza, la prima cosa che vedremo è quel chiodo. È la presa di coscienza, è la consapevolezza. Fino a quel momento ci siamo passati accanto, non ce ne siamo mai accorti, non l'abbiamo mai visto, eppure c'era. Ma nel momento in cui noi lo vediamo, da quel momento farà parte di quello che è la nostra coscienza, della nostra consapevolezza. Quindi esatto. Funziona un po' così la consapevolezza. Noi focalizziamo. Certo, esatto, è un qualcosa che c'è, non è che la consapevolezza alcuni ce l'hanno, altri no, come uno è biondo e l'altro è moro. Tutti ce l'abbiamo, soltanto bisogna farla emergere. Deve scattare quel qualcosa, deve accadere quello che deve accadere, a volte può essere anche un evento, può essere... come dicono i francesi, je suis arrivé au bout du rouleau. Noi diciamo siamo arrivati alla frutta. Spesso quando arriviamo alla frutta scatta quel qualcosa. Forse perché quando stiamo troppo bene ci sediamo un po' sugli allori. Allora l'universo permette che viviamo delle situazioni un po' più complesse in modo tale che a un certo punto ci scocciamo talmente tanto che decidiamo di fare il cambio. Giusto, Angela? Assolutamente sì, è così. Quello di cui parli è proprio il collasso d'onda. Fin tanto io non vedo, quella cosa non esiste, quell'oggetto non esiste, il collasso d'onda in fisica. Quindi nel momento in cui io, magari quell'albero, come tu, o quel chiodo stanno lì, bah, chissà da 20 anni, 30, ma io non l'ho mai visto. Una persona mi dice, ma guarda quell'albero lì, ah, caspita, ma non ci avevo mai fatto caso. È così.
è la presa di coscienza, come dici tu effettivamente, no? Questo accade nella vita di chiunque. Fin tanto non focalizzi l'attenzione su un qualcosa, ecco la focalizzazione su un qualcosa, noi non ne abbiamo la percezione, quindi nella nostra realtà quello non esiste, non esisterà mai. Fin tanto io non focalizzo la mia attenzione su questo oggetto, su questa situazione, quindi oggetto uguale anche situazione. Io posso far accadere una situazione nel momento in cui la vado a focalizzare, tra le infinite possibilità che io ho, mi focalizzo su una determinata possibilità, faccio sì che le probabilità si alzano di accadere quella determinata cosa. Quindi lo possiamo fare negli oggetti, ma le possiamo fare chiaramente anche nelle situazioni, quindi nelle infinite possibilità. Questo certo. È quello che ci insegna oggi la fisica quantistica e come lavorare appunto con i campi quantici, con i quanti, con tutto ciò che è subatomico, perché è lì che fondamentalmente poi dobbiamo tornare per parlare appunto di coscienza o anche di consapevolezza, perché ci sono dei passaggi fondamentali, perché se non si comprende anche la fisica dei quanti, come lavora un campo quantico, è difficile anche far comprendere a volte perché, come hai detto tu, questo oggetto non lo vediamo per 20 anni, poi lo vediamo, lo vedremo sempre in un certo senso, perché esatto. È entrato nel nostro campo, in un certo senso, un campo di coscienza, e quindi lì lo andiamo ad osservare, lo andiamo a vedere. È anche importante dire una cosa, che spesso, per scendere un po' terra a terra, no? Perché adesso stiamo veramente navigando in acque molto, molto profonde, ma torniamo un attimo sulla terra. Come viviamo noi le nostre giornate, le nostre relazioni, il nostro lavoro, la vita in famiglia? Spesso siamo sempre di corsa, almeno qui a Milano corriamo sempre, non si sa dove va la gente, ma corre. Già dalla mattina quando scende in metropolitana, fin quando torna a casa la sera, corre. Ma non abbiamo il tempo di vedere niente. E io ho notato questa cosa, ma su di me, faccio mea culpa, tante volte magari andiamo in un bel posto, andiamo a vedere, non so, una mostra, un film, qualunque cosa, e siamo sempre con in mano il telefonino, no? Che per fermare le immagini, per fermare i ricordi. Poi quando un bel giorno o una bella sera, come è accaduto a me, il telefonino muore e tutte le foto che hai fatto se ne vanno nell'etere. Ecco, allora ti dici, eppure io volevo fermare quel momento, non li ho mai riguardati. Sì, ogni tanto, però alla fine fortunatamente che li ho vissuti. Quindi la consapevolezza nasce anche dal fatto, o la non consapevolezza nasce anche dal fatto che spesso viviamo la vita in maniera talmente veloce, talmente superficiale, quindi facciamo le foto perché adesso non ho il tempo, oppure poi me lo guardo, e intanto ci perdiamo il gusto, il sapore, la bellezza, l'emozione di un fatto che sta avvenendo adesso. La vita è quella cosa, diceva John Lennon, che accade mentre noi stiamo facendo qualcos'altro. Quanto hai ragione. Quanto hai ragione. Guarda, ti dico giusto un esempio che, insomma, è accaduto proprio oggi. Tu sai che io sono stata a Grotta a Mare prima di fare questa diretta. Sì. Io quando vedo paesaggi, io ero sulla A14, quindi insomma lì vedi il mare, questo cielo bellissimo azzurro, e questo paesaggio, e non posso fare a meno di guardare, di osservare, di contemplare, nonostante sto in autostrada, nonostante sto guidando la macchina. Ma se faccio questo, rallento un po', non vado piano, rallento un po' per osservare, le macchine mi suonano, c'è fretta. Non posso guardare il paesaggio neanche un attimo perché c'è fretta. Quindi bisogna correre. La macchina ti dice che devi correre, le persone ti dicono devi stare a questo passo, a questo ritmo, cioè devi essere frenetica. Non a caso abbiamo la sigla dove fanno vedere, no, queste macchine che corrono nella città. Quindi il voler assaporare quell'istante, quel momento, che io dico, vabbè, mi sto godendo un attimo il panorama, sto bel panorama, io non ho fatto nessuna foto, ma mi sto un attimo godendo questo spettacolo, questo panorama, no, non te lo fanno fare perché devi correre, devi camminare. Esatto. Questa è una cosa della nostra società abbastanza limitante, forse dico troppo limitante, perché l'essere umano ultimamente non si sta fermando più. L'essere umano spesso
è fermo davanti a un maxi schermo da 40, 50, 60 pollici, ok? Dove ha spesso la mente fuorviata dai mass media e quindi c'è un correre perché oramai c'è frenesia, c'è paura, c'è angoscia, c'è tutto quello che fondamentalmente porta fuori di sé, non porta dentro. Esatto. Cioè, il sistema cosa fa fondamentalmente? Al sistema interessa che tu sei fuori della tua consapevolezza, che tu sia fuori di te stesso. Il sistema non vuole persone centrate, tantomeno vuole persone consapevoli, perché le persone consapevoli creerebbero un bel problema al sistema in un certo senso. Non sono manipolabili, hanno un proprio sentire. Assolutamente no. Quindi cosa fa un sistema? Cerca il possibile di creare fretta, di creare condizioni, quale la frenesia, il caos, la paura, l'insicurezza, le situazioni problematiche che stiamo vivendo ultimamente. Io non vedo la TV, ve lo dico, perché io non vedo proprio telegiornali TV, quindi non vi so aggiornare sulle ultime notizie, ma so che c'è un bombardamento abbastanza importante. Quindi immaginate la mente dell'essere umano come sta bombardata, se può pensare di guardare un paesaggio mentre sta andando in autostrada o mentre sta andando a fare la spesa o mentre sta andando all'ufficio postale. No, devo pagare le bollette, devo fare questo, devo fare quell'altro, devo correre qui, devo correre lì, ecco, questa è la vita dell'essere umano oggi. Ma è come l'ha voluto il sistema. Perché l'essere umano, da che ha messo piede su questa terra, così vogliamo dire, ha avuto sempre un contatto diretto con la natura, se stesso, natura, se stesso, il divino, le divinità, il divino, adesso possiamo dare tutte le definizioni di questo mondo, ma c'è stata sempre una connessione. Oggi il sistema cosa fa? Crea una disconnessione tra l'essere umano e la natura. È così, e non si contempla più ciò che... Quindi, poi una persona magari con uno smartphone pensa di avere la vita in mano, non è così. Non è, io ho visto un video, adesso non mi ricordo di quale anziano, come si chiamava quel signore, che diceva, faceva un appello ai ragazzi, togliete questi benedetti smartphone, perché sta diventando più di una droga. Ma questo perché? Fatene un utilizzo, non dico buttateli, no, per carità, ormai come si fa? Fatene un utilizzo appropriato, non facciamo della nostra vita un pezzo di telefono. Cioè, è veramente assurda questa cosa. Cioè l'essere umano è qualcosa di più. E come dicevi tu prima, e quindi riaggancio a quello che tu dicevi, perché deve arrivare sempre un qualcosa di brutto, se così la vogliamo chiamare, un'esperienza un po' pesante per far sì che l'essere umano poi vada a guardare che cosa sta succedendo nella sua vita? Deve arrivare una malattia? Deve arrivare un incidente? Deve arrivare un problema grave? Deve arrivare un lutto? Perché bisogna arrivare sempre, come dicevi tu, a un estremo per poter prendere consapevolezza di chi siamo? Fermati, la vita non è quella, rallenta. Poi si comincia a dire, ma adesso a questo punto, oddio, chi siamo, chi non siamo, dove sto andando, cosa succede? Ecco, le cosiddette crisi di identità o crisi di chi siamo realmente. Ma perché bisogna far accadere questo sempre nei momenti dove, basta, arriva la malattia? E poi devi rimettere in gioco tutto quello che hai fatto. Devi cambiare determinate situazioni dentro te stesso. Guardiamo anche l'esempio di Steve Jobs, grande manager, quando ha avuto questa malattia, questo tumore. Che cambiamento ha dovuto fare, o si è sentito di fare, in un certo senso. Magari questo cambiamento non l'ha portato comunque a vivere altri 20 anni, ma sicuramente ha portato un'altra grande trasformazione nella sua vita. E lui lo dice, se potessi tornare indietro, farei altro. Mi sarei dato altre possibilità, non avrei fatto solo questo, avrei vissuto la vita. Allora non dobbiamo aspettare, come tu hai detto, una situazione estrema. Perché quando arriva la situazione estrema, cosa significa? Significa che l'universo ti sta parlando attraverso una malattia, attraverso un incidente, attraverso cose abbastanza pesanti, ma l'universo ti sta parlando. Noi pensiamo, ah, è arrivata questa disgrazia, caspita, perché Dio, l'universo mi ha mandato questa cosa? E non facciamo mai il contrario.
L'universo mi ha mandato questa cosa perché cosa devo capire, cosa mi deve insegnare, cosa devo cambiare, modificare nella mia vita. Questo io non lo sento mai. Quando arriva qualcosa, io non sento queste domande, sento le domande opposte. Ma se stiamo su quella frequenza lì, su perché Dio ce l'ha con me, mi ha mandato sta cosa, eccetera, eccetera, uno, non abbiamo capito forse nulla di come funziona un po' l'universo. Certo. Due, sicuramente non entriamo nella fase di guarigione, perché neanche abbiamo compreso il messaggio che l'universo ci ha fatto arrivare. Certo. Quindi è giustissimo quello che tu dici. Quando dici, ma perché l'essere umano deve arrivare per forza a un termine, no, di extremis, ma non ce lo facciamo arrivare. Cominciamo ad essere consapevoli di chi siamo prima, cominciamo a guardarci dentro, facciamo dei percorsi di crescita. Quando vengono persone anche da me che hanno problematiche fisiche, ok? Io inizio un percorso, io non tocco la parte fisica, non sono un medico e assolutamente non mi posso minimamente permettere di andare sull'aspetto fisico, se non dare qualche consiglio che darei a una mia amica o a mia sorella. Ma non sono un medico e non mi compete. Ma guarda il caso che nel momento in cui questa persona fa un percorso di crescita, fa un percorso di consapevolezza, va a togliere determinati blocchi, determinate situazioni interne, ferite emozionali, memorie cellulari, tutto quello che vuoi, guarda il caso, la problematica fisica comincia a scemare. E perché? Perché il messaggio è stato preso dall'anima dell'essere umano, il messaggio è stato colto, interpretato, elaborato e poi lasciato andare. Ecco perché io, ma la parte fisica va così di pari passo con l'anima, con la nostra interiorità? Assolutamente sì. Anche la scienza lo dice. Parlavo prima con questo medico di cui tu sai, sì, e gli ho chiesto, ho fatto una domanda abbastanza diretta, gli ho detto, dottore, ma i tumori, questi tipi di malattie, avvengono anche per traumi, lutti, situazioni dolorose, ferite emozionali? Il dottore mi ha detto, assolutamente sì. Anzi, spesso sono questi che portano proprio queste malattie, questi tipi di malattie, situazioni non risolte. Parliamo di un medico che si occupa di questo, quindi non se lo sta dicendo sicuramente né un giornalista né un filosofo. Parliamo di parole di un medico che quindi ha un approccio prettamente scientifico. Allora, se cominciamo a capire che noi siamo un'unità, mente, corpo, anima, possiamo iniziare il processo di guarigione attraverso un percorso di consapevolezza. Se non facciamo questo, beh, allora è come dire all'universo, va bene, mi vuoi insegnare questa cosa, devo imparare questa cosa, ok, mi devi mandare qualche botta, qualche mazzata in testa, perché io questa cosa proprio non mi ci entra in testa. E quindi ecco che poi a un certo punto della nostra vita incontriamo quello che può essere un ostacolo o un qualcosa che chiaramente ci fa fermare e ci comincia a far riflettere su chi siamo realmente. Purtroppo vedo che a volte, anche quando ci sono delle situazioni forti, pesanti nella vita degli esseri umani, non basta a volte neanche quello, perché spesso c'è il contrario, una cosiddetta forma di accanimento contro l'universo, contro Dio, e non si va neanche nella, tra virgolette, nell'accettazione, nella comprensione. Cioè, quindi quando accade questo è chiaro, e lì siamo quasi sul 100%, non avviene la risoluzione di nessuna problematica. Questo è un dato proprio di fatto, a livello scientifico. Il nostro amico Giuseppe ha un'altra domanda, magari può rispondere brevemente, perché avremo poi proprio una serata apposta in cui parleremo del karma, quindi delle vite passate, del karma, eccetera. Allora, lui chiede, le brutte malattie possono essere causate dalle vite passate? Allora, le brutte malattie possono essere... Io vi dico che per quanto riguarda una minima parte genetica, ma una minima parte, parliamo veramente di una parte irrisoria, per quanto riguarda la genetica. Le malattie sono tantissimo ciò che noi viviamo adesso in questa vita. Te la ricollego, Giuseppe, dicendoti questo. Io ho un tipo di malattia, faccio un esempio. Questa malattia è il frutto, mettiamola così, di un vissuto o di anni
vissuti in una determinata modalità, oppure di un trauma o di uno shock, mettiamola in questa modalità. Quindi di ferite emozionali che io mi vivo o da 20 anni che non ho mai risolto, oppure di uno shock abbastanza veloce, la morte di qualcuno, o una situazione a me talmente spiacevole che il mio corpo reagisce in questo modo, di questa vita. Il karma, come dicevo, le vite passate, come possono influenzare questa cosa? Ma possono influenzare a questo punto rispetto a se la mia vita precedente, ok, io non ho risolto delle modalità, delle situazioni che dovevo risolvere, magari nel mio piano vitale l'avevo messo da risolvere, ma non ci sono riuscita a risolverle. Cosa succede? Che quelle modalità non risolte me le riporto in questa vita. Riportando in questa vita le modalità non risolte della precedente, mi devo ritrovare adesso a risolverle. Le risolvo? Bene, la brutta malattia non viene. Non le risolvo? Eh sì, la brutta malattia viene. Quindi succede che la brutta malattia è in concomitanza con le vite precedenti rispetto a ciò che noi abbiamo risolto di noi o non risolto. La vita precedente ci finisce a un certo punto, noi la ricominciamo esattamente da quel punto. Quindi se quelle cose ce le riproponiamo in questa vita, beh, è chiaro che se io per 20 anni, 30 anni continuo a non rivolerla risolvere quella situazione, la brutta malattia viene, oppure viene addirittura quando siamo molto giovani. Vedete che a volte ci sono bambini, purtroppo, o ragazzi che spesso hanno delle malattie abbastanza importanti, forti. Non parliamo di persone di 60-70 anni, a volte parliamo di bambini o di ragazzi, e quindi dico, ma questo che doveva risolvere magari a 5 anni, a 7 anni, a 12 anni, ok? Quindi il discorso che fa Giuseppe si allaccia molto bene a queste situazioni quando parliamo di malattie. Che malattie sono? Conflitti, situazioni non risolte. Quindi è meglio risolvere tutto adesso ed essere consapevoli. Assolutamente sì, quello che dico sempre alle persone che lavorano con me. Dico sempre, ma a te è intenzione di portarti queste cose in tutta sta vita e anche la prossima? Chi te la fa fare? Se qui ti sei fatto un piano vitale, tanto vale giustamente risolverle adesso in modo che questa vita ce l'avrai positiva, ce l'avrai buona, e sicuramente le altre perché avrai fatto un bel percorso di evoluzione in un certo senso. Quindi io sprono sempre le persone nelle mie sessioni a fare questi percorsi di evoluzione, perché risolvono i nostri conflitti interni che poi vanno a fare le risoluzioni di molte, molte problematiche che possono essere malattie, ma possono essere anche problematiche familiari, relazionali, di denaro. Possono essere tante situazioni. Cioè, ci sono persone che hanno conflitti col denaro, con la famiglia, con i compagni, con la relazione, con i figli. Quindi i conflitti possono essere su ampia scala, quindi non pensiamo solo a un conflitto di una malattia. Parliamo di costanti conflitti che possono starci nella vita di un essere umano, che però non dà quel senso di benessere, cioè di stare bene. Che la cosa che io, il mio obiettivo delle mie sessioni qual è? È quello di riportare un essere umano, una persona, a uno stato di benessere. Quello che vedo nella mia esperienza quotidiana è che tante persone in realtà hanno conflitti con se stessi, prima di tutto. Perché anche se sono, magari stanno bene, però non si sentono mai all'altezza. Cioè, la società pretende sempre che tu sia sempre più bravo, sempre più bello, sempre più magro, sempre più cinico anche a volte, no? Per cui tante volte anche essere un po' alternativi, parlare di argomenti diversi da quelli che vengono prospettati per la maggior parte del tempo, nei social, nei giornali e quant'altro, ci fa sentire un po' strani, no? E quindi le persone, io penso che la maggior parte sappiano quali sono, diciamo, i loro nodi, no? Da sciogliere, però un po' si vergognano di ammetterlo, ma soprattutto temono il giudizio altrui e quindi continuano ad andare avanti fingendo, ma questa finzione rode come un tarlo, no? Ci scava dentro e poi alla fine, e dai, un po' come la goccia, no? Una goccia oggi, una goccia domani, una goccia dopodomani, alla fine anche la pietra più dura viene scavata.
e da lì, perché prima, no, tutto questo avviene a livello, come possiamo dire, sensitivo, sensoriale, energetico, quindi cominciamo a sentirci stanchi, nervosi, arrabbiati, frustrati, eccetera, e poi piano piano cominciamo a sentirci un po' legati, mi fa male la spalla, mi fa male la schiena, mi fa male la testa, e poi arriva la malattia. Quindi non parte dal corpo, parte dalla nostra energia. Quindi se noi lavoriamo, come tu dici, sulle nostre energie, se noi cominciamo ad essere innanzitutto sinceri con noi stessi e a dirci la verità, tanto il fatto che non ce la diciamo non la cambia. E quella è. E poi io posso garantire, e questa è una mia esperienza personale, che nel momento in cui una persona si mette in qualche maniera a nudo di fronte a un'altra persona nella sua verità, non dico nelle sue debolezze, nella sua verità, quell'altra persona si sentirà anche lei in diritto di essere se stessa. Ed è una catena. Così come è una catena negativa, quella che ci lega, quella di dire, ah, io sono, meglio di te, più di te, eccetera, eccetera. Ma alla fine è tutta una facciata. Poi quando siamo nel segreto della nostra stanza, quando ci strucchiamo la sera o quando ci spogliamo nella nostra stanza da bagno, siamo quello che siamo. Giusto, Angela? Assolutamente sì, è così. Però come ti riallaccio il discorso, questo è un discorso che prevalentemente fa e vuole fare un sistema. Un sistema per tenere comunque sotto scacco a livello di massa le persone, perché ripeto, le persone consapevoli hanno un grado piuttosto elevato, quindi è difficile in un certo senso poterle gestire, controllare, manipolare, hanno una loro libertà, hanno un loro pensiero, chiaramente, ed è così, assolutamente. Il fatto, come dici tu, anche di avere questo tipo di vita, queste maschere, sono maschere a volte molto molto pesanti, e anche questo a volte appesantisce tantissimo l'anima, perché l'anima non si sente libera, l'anima rimane intrappolata. Io spesso quando vado in teta, e quindi faccio queste sessioni di teta healing, e vado a guardare l'anima della persona, ma sai come la vedo spesso? Ingabbiata, come una sorta di gabbia, e l'anima è come se fosse all'interno. L'immagine che mi arriva a me a livello visivo di una persona a livello energetico. Quando vedi questo, comprendi che l'anima della persona è stretta, è compressa da qualcosa, e bisogna andare a vedere che cosa sta comprimendo l'anima di questo essere umano. Perché queste cose sono veramente molto molto importanti, cioè sono situazioni che ti danno la possibilità di vivere bene, di vivere una vita soddisfatta, di vivere una vita che tu vuoi vivere, non condizionata, perché oggi, non essendo consapevoli di noi stessi e del nostro potenziale, noi viviamo per automatismo, viviamo per condizionamento. Tutte le scelte che noi facciamo spesso non sono scelte consapevoli, sono scelte condizionate da nostre situazioni interne, da nostri conflitti interni, da nostre vedute rispetto a situazioni che abbiamo vissuto, ma non sono scelte libere. Io questo dico sempre alle persone con le quali lavoro: guardate che voi quando fate delle scelte dovete pensare non a quello che è stato il vostro vissuto, ma quello che la consapevolezza oggi vi ha portato e vi porta, perché altrimenti tutte le scelte che noi andremo a fare saranno sempre condizionate da qualcosa, certo, dal vissuto, dai traumi, dalle ferite emozionali. Quante situazioni dopo, per esempio, divorzi, separazioni, a livello quindi di trauma relazionale, uomini o donne che siano, fanno delle scelte condizionate in base al proprio vissuto e in base alle proprie ferite. Quante? La maggioranza. Perché poi c'è ferita, c'è paura, c'è insicurezza, senso di abbandono, senso di frustrazione, svalutazione, come hai detto tu, non valgo. Quindi tutte quelle situazioni lì vanno a compromettere chiaramente anche una futura relazione. Che non è detto perché adesso è andata male una o due debbano andare male le altre, ok? Ma se si va sotto un punto di vista di svalutazione, è chiaro che poi nel momento in cui io mi... Quando faccio il test kinesiologico, per esempio in teta,
e mi viene una persona che ha la svalutazione della serie io non valgo, io non ho valore qua, esattamente come hai detto tu, io non merito, io non sono degna, ma state certa che questa avrà magari 10 storie, 20 storie, ma non andrà bene una. Perché? Perché è un conflitto di svalutazione di se stessa, ha un conflitto di bassa autostima, cioè veramente un conflitto grosso. E quindi come fa una persona che dice io non valgo, che dice, che sente, che percepisce io non valgo, io non merito, io non sono degna addirittura, come fa questa persona ad avere una vita di benessere, ad avere una vita relazionale appagante e soddisfacente? Praticamente, te lo dico, impossibile, è praticamente impossibile. Quindi tutto questo deve essere assolutamente riportato alla neutralità, ok? Quindi potenziarlo, cioè io valgo, io ho valore, io merito di essere felice, io merito una relazione a tutti gli effetti, io sono degna di avere una relazione. Questo ci porta a fare quel cosiddetto salto quantico, quando io parlo di salto quantico in un certo senso. Stavo leggendo un commento di JetRed. Io sono del parere che la malattia può essere psicosomatica o karmica. In entrambi i casi sono uno stop forzato che ci porta all'interruzione della routine. Ebbene, se non siamo abituati a farci delle domande, è in quel momento che cominciano ad arrivare. Consapevolezza, avanti! Esattamente, sì. Come dice lui, queste malattie possono essere chiaramente, no, di conflitti non risolti, di situazioni appunto del passato che comunque non sono state risolte, ce le portiamo ancora dalle cosiddette vite precedenti. Ma è proprio lì che l'universo ci manda dei segnali importanti e che le persone dovrebbero cominciare a comprendere. Più l'universo ti manda questi messaggi, più ti sta facendo capire, guarda che la tua situazione al momento è questa, bisogna andare a guardare, ad osservarsi dentro. Ci fai caso? Magari ultimamente non tantissimo, ma gli ultimi 20 anni, 30 anni, 40 anni, che io mi ricordo, insomma, ero piccolina, quando c'era un lutto, comunque delle situazioni abbastanza pesanti in una famiglia, cosa faceva questa persona? O arrivava a un punto che odiava, tra virgolette, la religione, ok? Mm-hmm. Perché diceva, Dio mi ha mandato questa cosa, a questo punto Dio per me è finito qui. Certo. Quindi c'era una ribellione in un certo senso. Mm-hmm. Oppure la maggioranza, invece, dei casi, si avvicinava alla Chiesa e va verso la Chiesa, va verso la religione. Perché questo? Perché non ci sei andato prima verso la religione? Perché proprio quando ti è arrivata questa mazzata, vai verso la religione, vai verso Dio, ma non ci si può andare un po' prima che questo avvenga? Esatto. Adesso magari, sai, con tante altre situazioni a livello spirituale, che quindi non parlo di religione ma parlo di spiritualità, le persone stanno facendo anche delle evoluzioni in un certo senso, quindi adesso vediamo magari la Chiesa, tra virgolette, meno piena anche per questo, perché comunque c'è anche un risveglio, certo, diverso, certo, grazie a Dio, certo, e questo dico. Ma come facevano prima le persone? Accadeva una situazione molto brutta, le persone tornavano verso la Chiesa, diventavano tutte credenti. Adesso sono sempre chiuse, io ogni volta che voglio andare in una chiesa per meditare la trovo chiusa, non capisco il motivo. Sì. Comunque, Angela, hai anticipato un attimino quello che sarà la puntata, la prossima, diciamo, il nostro prossimo incontro. Do una comunicazione di servizio. Pare che non sia andata in onda questa serata su YouTube. In effetti vedo che manca la spunta, ma non importa, lo caricherò dopo. Quindi chi vorrà poi seguire su YouTube lo potrà trovare lì, lo caricherò poi in seguito. Allora, anticipo un attimo il tema della prossima volta, quindi per domenica 30 ottobre. Il tema è proprio questo: scienza, coscienza e consapevolezza del sé, la finta separazione tra scienza e religione. Qui andiamo a toccare un altro tema bello tosto. Sì, chiaramente, sì. Se voi avete delle domande, anche se adesso concludiamo la serata, che comunque siamo arrivati al momento top, al momento della chiusura,
potete comunque scrivere, continuare a scrivere. Avete il mio sito www.simonahart.com, i miei contatti social, sia Facebook che Instagram, che anche YouTube appunto, e lo stesso vale per Angela. Quindi Angela Francia, medicina multidimensionale, sempre su tutti i canali, Facebook, Instagram, YouTube. Quindi quando volete, noi siamo sempre disponibili non soltanto a leggervi, ma anche a rispondervi e anche a dialogare se avete esperienze diverse, consapevolezze diverse. Ecco, questo non l'abbiamo toccato, se le consapevolezze sono le stesse per tutti, ma se hai magari 5 minuti e lo vuoi... Così rispondo anche a Giuliana, che ha fatto insomma una bella osservazione. Giuliana dice: bisogna saper vedere e sentire l'universo in costante comunicazione con noi. Verissimo, verissimo. Hai detto una cosa molto, molto giusta e vera, perché l'universo comunica continuamente con noi. E la difficoltà non è perché l'universo comunica in maniera strana, la difficoltà dell'essere umano è che non si proietta nell'ascolto, perché l'essere umano difficilmente ascolta. In generale lo possiamo vedere anche quando colloquiamo con amici o parenti, l'essere umano fa un po' difficoltà ad ascoltare, quindi pensiamo se l'essere umano possa essere in grado di ascoltare, come dici tu Giuliana, o vedere, sentire i messaggi dell'universo, ma è proprio questo che dobbiamo cominciare ad abituarci a fare. E in questo caso parlo di abitudine, perché questa è una sana abitudine, quella di ascoltare, sentire, percepire già i piccoli messaggi che l'universo ogni volta ci manda, giorno per giorno, non un mese sì, un mese so, giorno per giorno, perché l'universo parla continuamente. Il problema è che l'essere umano sta con le orecchie tappate e non vuole ascoltare, perché l'universo, prima di mandarti una, tra virgolette, malattia, situazioni difficili, lutto, eccetera, eccetera, ma ne ha mandati di messaggi l'universo. È arrivata una saturazione tale che poi ti arriva la botta finale. Ma prima di arrivare alla botta finale siamo stati sordi completamente, ma anche ciechi, come giustamente dice Giuliana, vedere e sentire. Esattamente, siamo stati sordi e ciechi, un po' come quelle scimmiette che fanno non sentono, non vedono. È così. Rimaniamo sordi a quello che l'universo ci sta dicendo. Guardate che ogni giorno l'universo ci dà dei messaggi. Sempre. Bisogna avere l'attenzione di ricercare i messaggi. Questo magari poi ne potremo anche parlare in maniera più approfondita un'altra volta, ma bisogna veramente avere l'attenzione di osservare e sentire quello che l'universo giorno per giorno ci sta dicendo o ci vuole dire attraverso dei simboli, attraverso delle parole, attraverso delle percezioni, attraverso degli incontri. Ricordate che nulla è casuale. Tutto è perfettamente sincronico. L'universo non sbaglia, eh? È tutto perfettamente sincronico. E per dire anche quello che diceva giustamente Simona, se la consapevolezza può essere uguale, diciamo, per tutti, chiaramente questo è un qualcosa, come dicevo, di talmente intimo e nostro che chiaramente la consapevolezza non può essere, in un certo senso, uguale per tutti, né nei tempi, né nelle modalità, né nella profondità, perché ogni essere umano vive la consapevolezza in base a una propria evoluzione. Chiaro che più siamo avanti con la nostra evoluzione, più la nostra consapevolezza diventa veramente forte, importante, tale, come dicevo prima, da scardinare anche le realtà, da ribaltare delle situazioni. Guardate ragazzi, quando le persone a volte sentite dire: ah, ma è stato un miracolo, è guarita, è stato un miracolo, non c'era speranza, non c'era questo, non c'era quello. Anche in situazioni che a volte sembrano veramente impossibili da trasformare ed arriva una trasformazione, cos'è? Non è altro che un salto di coscienza quantica. Ok? Vi siete messi in connessione con l'universo e l'universo vi ha dato esattamente non ciò che volevate, ma ciò che era il meglio per voi, ciò che era il vostro massimo bene, che possa essere una guarigione interna o che possa essere una guarigione fisica. Grazie, su queste bellissime parole io ti ringrazio Angela, ringrazio anche Chiara che da dietro le quinte ci sta facendo andare in onda. Ringrazio tutti voi che siete stati qui questa sera e siete stati costanti.
È stato veramente molto bello avere questo dialogo con voi. Spero che ci saranno sempre tante domande, tanto interscambio poi alla fine, perché siamo tutti in cammino. Non siamo degli insegnanti, non siamo dei professori, siamo dei ricercatori, degli studiosi e soprattutto siamo degli esseri umani che hanno la vocazione, la missione, ma soprattutto la gioia e il piacere di aiutare altri esseri umani a compiere un cammino. E questo è vicendevole. Quindi vi ringrazio di essere stati con noi e ci vediamo allora domenica 30 ottobre, sempre alle 21:30, su Facebook e la prossima volta spero anche su YouTube. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e grazie.